Buonasera a tutti, benvenuti e bentornati dalla redazione di Atleta News per le nostre classiche e consuete ormai interviste del martedì. Io vado subito a presentare l'ospite al mio fianco, Pulli Grillini. Ciao Pulli. Ciao, ciao, ciao. Lo chiamo Pulli perché lui Pulli è Perché conosciuto nel mondo del polo. da sempre. Andremo poi anche a valorizzare questo nome, questa conoscenza. Prima però, come di consueto, come d'obbligo, vogliamo ringraziare tutti quelli che dietro allo schermo permettono le nostre dirette, da Nicolò Masini, il nostro producer, Mattia Mingione, il regista alla direzione, dall'altra parte in redazione e alla moderazione della chat, Andrea Buzzao, e quindi ci siamo tutti. E oggi parliamo di uno sport particolare, lo definiamo così per adesso, poi lo conosceremo molto meglio, il polo. Sì, Questo sport bellissimo, io lo definirei bellissimo, bellissimo. quasi ontologico, no? Sì, è uno sport storico, peraltro, Esatto. diciamo, tantissimi, tantissimi anni di storia. E poi si è andato sviluppando grazie agli inglesi che l'hanno conosciuto in India e l'hanno poi fatto diventare uno sport in tutto il mondo. Gli hanno dato delle regole e adesso si gioca in tantissimi paesi, tant'è che parlano di farlo diventare di nuovo uno sport olimpico. Esatto, questo poi lo andremo un po' a analizzare, ad approfondire un po' meglio. E quello che volevo invece approfondire era anche un po' la storia della conoscenza tra noi, diciamo, di Atleta News e Pulli. Ci siamo conosciuti un anno fa, più o meno, quando eravamo usciti da poco, quasi tutti, dal Beh, lockdown, no? quasi sì, Era più o meno. usciti un piede dentro e un piede fuori, mi Era sembra esatto, ancora, stavamo lì eravamo lì, lì lì. con un piede in due staffe a Piazza di Siena, a Villa Borghese, a Roma, Sì. durante Un'esibizione. un'esibizione. Italia-Argentina, mi sembra che fosse. La partita Sì, era Italia-Argentina, esatto. esatto. Pulli era su uno dei suoi cavalli, poi Sì. da polo. Sì. In una partita che noi poi abbiamo anche ripreso, poi vedremo qualche immagine che Ah, ce l'avete? spettacolari, certo che ce l'abbiamo conservate È una gelosamente, sorpresa questa, non lo sapevo. chiaramente. E poi però abbiamo scoperto il Pulli allevatore, il Sì. Pulli Sì. addestratore, e il suo ranch, mi verrebbe da Sì. chiamarlo, anche se è a Magliano Sabina, a pochi Casa chilometri mia, da Roma. Ecco, sì. quando siamo arrivati a fare qualche ripresa, a conoscerti, abbiamo trovato un po' un ambiente diverso, strano, Immagino. inconsueto nella campagna romana, che ricordava quasi più una pampa argentina. Sì, vabbè, essendo questa la mia passione, il mio lavoro, diciamo, questa è una campagna che ho ereditato, era di famiglia, l'ho ereditata da mio padre, che l'aveva ereditata da mio nonno, e io facendo questo avendo fatto diventare questo sport una parte del mio lavoro, l'ho indirizzata a tutta l'azienda agricola in quel senso lì, per cui ho organizzato un allevamento di cavalli con degli stalloni, ho fatto del... Ma poi parleremo dell'allevamento. Comunque, ho strutturato l'azienda in funzione di quello che era la mia attività e che è la mia attività. Perché ovviamente facciamo una doverosa premessa, visto che abbiamo parlato sia di polo giocato che polo allevato, diciamo, e Pulli nasce come professionista di Di polo, polo, sì. cavaliere, Sì. No, si dice, si giocatore, intende. Ah, un giocatore, giocatore, ok, sono giocatore. perfetto. Da quanto è durata la tua carriera? È durata abbastanza. Io vengo dal salto ostacoli perché mio padre sempre comunque in mezzo ai cavalli gli piaceva e per hobby aveva dei cavalli a salto ostacoli. Da piccolo ho iniziato appunto saltando al galoppatoio di Villa Borghese, tra Ah, l'altro. appunto. E poi per una serie di coincidenze ho scoperto il polo, che mondo totalmente chiuso, strano, non avevo mai visto prima. E
E l'ho scoperto e sono impazzito, nel senso che mi è piaciuto tantissimo la forma, proprio l'approccio che c'è della natura, del rapporto che c'è con il cavallo, del modo di come interagisci con lui, eccetera. Per cui c'era un corso, mi sono iscritto e l'ho finito, questo avevo 16 anni, per cui diciamo l'altro ieri quasi. Esatto. E sono diventato bravino quasi subito, nel senso ho raggiunto un livello buono di gioco, poi ho smesso per 3 anni perché sono andato a studiare negli Stati Uniti, per cui dai 16 ai 18 anni ho iniziato a giocare, sono diventato bravino, sono andato via, sono tornato dagli Stati Uniti e sono andato a fare il militare perché alla mia epoca il militare era Si faceva obbligatorio. ancora. Esatto. Che per mia fortuna c'era una scuola di polo, però c'era una squadra di polo militare Ah, vedi. che dipendeva dalla scuola militare di equitazione di Monte Libretti e io stavo a Tor di Quinto. E ho messo la firma, sono diventato Carabinieri, ufficiale, quindi no, cavalleria. E no. sono rimasto con loro 5 anni e finiti i 5 anni ho dato le dimissioni dall'esercito e sono diventato professionista. E da lì ho iniziato a giocare fino a qualche anno fa, insomma, in forma abbastanza importante. Beh, poi comunque abbiamo detto, continui anche a destreggiarti sui campi ogni No, tanto continuo, qualche. ma assolutamente sì, no, no, certo, non è che metto i remi in barca, al contrario. Però vabbè, diciamo che diciamo uno va avanti, magari poi unisce il fatto di giocare al fatto di insegnare, al fatto di organizzare, per cui tutto quello che è intorno al mondo del polo è una cosa che a me affascina e per cui continuo a fare. Al fatto poi anche di appunto allevare, addestrare questi Sì, quella è cavalli una passione che io ho, sì. che sono poi cavalli particolari, no? Quelli Sì, da da polo. polo. Sì, sono dei cavalli che devono avere certe caratteristiche, perché il polo è uno sport molto fisico, cioè è uno sport che richiede un grossissimo allenamento sicuramente, e poi è uno sport che ha molte partenze allungate, fermate, cioè proprio il cavallo da polo è un cavallo sportivo, è un cavallo che deve essere allenato tutti i giorni, almeno mezz'ora, 3 quarti d'ora la mattina, il pomeriggio deve essere montato, insomma richiede una certa preparazione fisica importante. E deve avere certe caratteristiche, non deve essere troppo alto, non deve essere troppo lungo per evitare strappi muscolari o tendine, eccetera. Deve avere però un bel fisico perché è uno sport anche di molto contatto. E io nella mia struttura ho avuto la fortuna di trovare degli stalloni italiani da corsa che ho fatto incrociare con delle mamme argentine di buona genealogia di polo. E devo dire che Ha sto funzionato. ottenendo degli ottimi risultati, sì, no, e non lo dico perché sono miei, ma lo dico perché gente che è venuta, che l'ha vista, insomma, è rimasta molto impressa dalla qualità di questi tipi di cavalli, dell'intelligenza e del fisico che ci hanno. Ah, ecco, poi ovviamente Pulli mi raccontava prima, perché io giustamente da ignorante pongo domande, Ti che ringrazio di questo. lo stallone italiano Corsa, da corsa. sì. È una linea di sangue esistente, non esiste quindi una linea di sangue italiana per i cavalli da polo, Purtroppo no, esatto. che diciamo stai cercando di mettere su te. Sto cercando di farla riconoscere, so che non è molto facile perché anzi no, è molto difficile, cambiamola, perché ci sono tantissimi intoppi e non so neanche se ci riuscirò, ma alla fine mi interessa fino a un certo punto, perché la soddisfazione me la danno loro tutti i giorni vedendo come si muovono, come vanno, per cui io sto cercando di farla riconoscere come linea di sangue di polo italiana, e proprio perché vengono da puro sangue italiani da corsa, incrociati appunto con mamme di buona genealogia, diciamo da polo, no? Vediamo che succede. E senti, quindi, infatti prima dicevo la Pampa argentina, non certo per caso, sei andato proprio in Argentina a pescare una delle mamme per la tua linea di sangue. Perché proprio in Argentina? In Argentina perché il polo in Argentina è il secondo sport dopo il calcio, per cui c'è una possibilità di scelta enorme di tutti i tipi di cavalli, di tutti i tipi di tornei che tu vuoi fare, eccetera. Per cui tutti, in un certo periodo tutti andavano in Argentina a comprare i cavalli da polo e poi se li portavano in Europa. Cosa che facevo anche io prima di fare l'allevamento, insomma.
E poi con il passare degli anni, i cavalli che stavano qui, che comunque venivano da un, che avevano un buon background, eccetera, io li prendevo per fargli fare le mamme a fine carriera, o se avevano avuto gli incidenti che non potevano più giocare, eccetera, e incrociandoli appunto con il puro sangue italiano da corsa, velocista, perché comunque per il polo servono dei cavalli che siano, che abbiano molto spunto. E consideriamo che il campo da polo le misure minime, c'è una misura minima e massima. Massima sono arrotondo, sono 280-380 metri, quella più minima, la minima invece sono 280. Per cui sono cavalli che devono fare allungate massimo di 300 metri. E per cui io sono andato a cercare dei puro sangue che avevano certe caratteristiche e devo dire che ho avuto fortuna che l'ho trovati e adesso i risultati sono questi. Beh, risultati sicuramente affascinanti per chi vede dei cavalli. Esatto, queste erano le tue dimostrazioni, sì, di un annetto fa. No, dicevo, una soddisfazione per chi guarda questi animali che sono bellissimi. Stupendi, sono bellissimi. Che crescono in un ambiente che bisogna dirlo accogliente, non so come... Parli di casa mia. Sì, sto parlando esattamente di casa tua, perché insieme poi ai cavalli, maremmani cani. Ovunque, sì, maremmani ovunque ci sono. Sette, sono sette maremmani, ma in genere li adotto sempre dai canili. Anzi, solo dai canili. Mi sembra giusto, cui, anche. Sì, assolutamente, sono dei cani fantastici. E per cui li ho messi insieme, viviamo insieme. Senti, questa non è la prima intervista, diciamo, che facciamo in ambito equestre. Ne abbiamo avuta anche un'altra in cui abbiamo parlato del reining. Ah. E avevamo anche un ospite che fa recupero di cavalli... Incidentati o problematici, e fa addestramento naturale, insomma, sì, senza monta, anche senza... doma dolce, esatto, sì. E quindi da te volevamo sapere invece qual è il tuo approccio all'allevamento e all'addestramento. Sì, poi sì. Beh, simile, nel senso, io faccio quello che mi sento di fare, mettiamola così, non ho che ho fatto dei corsi particolari, eccetera. Però penso di avere molto feeling con i cavalli, e poi soprattutto questi che nascono da me vengono, diciamo, manipolati subito, tra virgolette, consentimento di essere accarezzati sulla testa, sulle gambe. Questo si chiama l'imprinting. Appena nati li prendi, li tocchi, li fai in modo che loro già immediatamente capiscono che non c'è un pericolo sul fatto che uno li tocchi, li tocca una gamba, gliela alza, gli fa una carezza, eccetera. E così, mano a mano che crescono, fino ai 2-3 anni, perché io poi la mia doma non inizia mai prima dei 3 anni, perché voglio che il cavallo sia comunque ben strutturato fisicamente, non si rischi di avere magari delle lesioni perché non sono ben finiti ancora fisicamente, no? Mm-hmm. E poi comunque sempre è una cosa molto graduale, per cui le prime volte li metto dentro una giostra che ho lì a camminare insieme magari degli altri cavalli giocatori, perché sono tranquilli, per cui lui, il puledro, capisce che non ci sono rischi. Poi gli metto una sella piano piano, magari solamente una copertina sopra, in modo che si abitua a sentire una cinghia sotto la pancia. Le prime volte fanno dei salti, poi capisco che non succede niente, poi gli metto la sella, poi mano a mano gli metto il morso, e poi fino a un certo punto, quando vedo che sono rilassati, che capiscono che non c'è niente, eccetera, gli salgo sopra. E lì iniziamo, piano piano gli si insegna a girare piano, a essere sensibili sul collo per girare, cioè tutte le varie cose così. Io ci metto tanto, nel senso che sono lento, non è una... lo faccio per passione. Non è una fabbrica la tua, non è una fabbrica di cavalli da polo. Non è una catena di montaggio, assolutamente no. Esatto. Io mi prendo tutto il tempo che ci vuole. Poi quando vedo che imparano gli do riposo, in modo che assimilano quello che hanno imparato, poi li riprendo. Insomma, il mio cavallo purtroppo inizia a giocare e stare sui campi non prima dei 6 anni. Che se parlo con giocatori di polo mi dicono: tu sei un pazzo, furioso, perché hai perso. Dico: sì, lo so, però... Ah, di solito si inizia molto in prima. In Argentina a 3 anni giocano. Ok. Cioè li prendono, li domano. Hanno anche altre strutture, voglio dire, lì è un altro approccio. Beh, sicuramente magari hanno più...
hanno intanto disponibilità, e tanto che ne so, nella Pampa saranno, ogni giocatore professionista serio magari avrà 100 cavalli, puledri, per cui li prendono, li domano, è quello che viene, viene, insomma. Io No, ne ma faccio infatti 4-5. quello che era il concetto, che poi abbiamo anche avuto modo di vedere a casa tua, era non tanto quello di un allevamento quanto quello di una scuola, no? Cioè un po' Sì. l'ambiente di questo tipo. E infatti poi mi dicevi che tu sei stato anche istruttore, maestro Sì, sono di istruttore polo. federale, sì, sono istruttore, c'è una scuola di polo che si chiama scuola di polo romana, e in questo momento sono alla Ginevra, che è un club che sta a nord di Roma, e appunto sì, dove insegno, e fa parte della mia attività, quella di giocare, quella di insegnare, quella di organizzare, insomma, come ti dicevo prima, nell'evolversi, nell'evoluzione del giocatore, poi ci sono anche tutte queste altre sfaccettature. Beh, certo, perché essendo uno sport così ampio e completo, ed è uno di quegli sport, come in effetti anche nell'equitazione spesso si fa questo discorso, ovvero che ci sono due atleti in un certo senso, l'atleta vero e proprio e poi anche il cavallo. E quindi tu hai fatto in un certo senso il percorso trasversale, no? Ti sei occupato dell'atleta te stesso, Sì, l'atleta cavallo, altro e poi il cavallo. assolutamente. Cosa cambia in questo percorso? Come sei dovuto cambiare tu, magari anche? No, io non credo di essere cambiato tanto, io ho fatto quello che mi sentivo di fare, un po' per una serie di coincidenze che, mentre, per esempio, il fatto dell'allevamento è una cosa che ha soppiantato il fatto che io anni fa, con la scuola che c'avevo, poi durante l'inverno in cui non c'era attività in Italia, andavo in Argentina e lì continuavo la scuola delle persone che l'avevano iniziata con me in Italia, poi magari venivano lì e facevano delle full immersion, delle sezioni di 2 settimane o 10 giorni, quello che doveva essere. Mano a mano è cambiato il mondo dal 2008, 2010, eccetera, per cui sempre meno in Argentina, e a quel punto io quel tempo lì l'ho dedicato ai miei cavalli, che nel frattempo stavano crescendo, si formavano, eccetera, per cui ti dico, una serie di coincidenze ha fatto sì che poi il fatto di non andare più all'estero mi permettesse di dedicarmi più all'allevamento che al cavallo atleta, poi alla fin fine. Ok, quindi hai diversificato la tua attività sfruttando sostanzialmente i tempi morti, poi andremo a vedere più nello specifico perché il polo, quanto il polo è uno sport estivo. Sì. Anche se poi, apro parentesi, leggevo che si propone il polo alle Olimpiadi invernali però. Giusto Sì, perché questa questa cosa? è una formula alternativa che sta prendendo piede tantissimo in tutta Europa, anzi in tutto il mondo, che si chiama Arena Polo, arena per dire sabbia, ma poi lo puoi fare dove ti pare a te, anche su in campi in erba. Ed è una formula molto più snella del polo tradizionale, perché si può giocare intanto 2 contro 2 o 3 contro 3 in base alle dimensioni in cui tu fai il campo. Si gioca con una palla molto più grande e ti permette intanto di abbattere i costi, perché non devi più avere più cavalli per fare come nel polo tradizionale, ne puoi avere anche uno, te ne basta uno per giocare, e poi puoi giocare tutto l'anno, perché mentre il polo tradizionale d'inverno, quando i campi sono bagnati, quando fa freddo, eccetera, non si gioca, perché altrimenti sarebbe primo pericoloso, perché poi il cavallo può scivolare e farsi male, eccetera. Secondo, si romperebbe tantissimo il campo, per cui l'attività è ferma di fatto in inverno. Invece con l'arena polo tu puoi giocare tutto l'anno, perché giochi sulla sabbia, anzi più bagnato è e meglio è. È Ed è una possibile anche formula, quindi sulla neve? Questa arena. certo, ma sulla neve già si giocava tantissimi anni fa, a Cortina si è giocato per tanti anni, poi si è smesso, adesso ha ripreso, ha ripreso da 2 o 3 anni, si è ripreso a organizzare tornei anche a Cortina, adesso a parte col Covid che ha bloccato un po' tutto, però già si stava giocando. Però questa formula dell'arena invece è una formula molto interessante, in cui il responsabile del Dipartimento Polo italiano, che è Alessandro Giachetti, e il segretario della FISE, che è Simone Perillo, che peraltro non viene dal mondo del polo ma si è appassionato da morire,
gli stanno dando un impulso importante proprio perché diventa molto più accessibile e si può diffondere molto di più che il polo tradizionale, che qui comunque bene o male si è obbligato a fare nei club di polo, che non sono tanti in Italia, mentre invece quell'altra formula tu puoi farlo anche nei circoli ippici normali, basta avere una dimensione, Che faccio poi un'idea, 60x90. è quello che a cui abbiamo assistito proprio a A Piazza di Piazza di Siena, Siena, Villa esattamente, Borghese, dentro esattamente. Al al galoppatoio di Villa Gruppo Toio, Borghese, esatto. esattamente. Quindi è una questione anche di dimensioni, perché si passa Certo. dai 300 metri Per del 200, polo. misura massima di un campo da polo, o 200 per 150, 180 misure minime, per cui 6 ettari o 4 ettari e mezzo, che è tanta roba, e contro i, puoi farlo di 60 per 40, 90 per 60, Sì, un per cui campo da un calcio, campo da insomma, calcio, per esattamente, che è come spiegarci. quello che, ecco, come stiamo vedendo adesso Esatto. a Villa Borghese, quello lo fai 2 contro 2. Ed è la palla corre, non c'è bisogno di avere il campo perfetto perché comunque è una palla più grande, per cui comunque galleggia, non finisce dentro le buchette, eccetera. E ti, come dicevo, accessibile a tantissime persone. Accessibile e fruibile anche dal pubblico, perché Co giusto. coinvolge molto di più il pubblico, perché il pubblico, essendo lì vicino, segue è in grado di seguire molto di più una partita piuttosto che in un campo normale dove c'è una pallina che è pic molto piccola a 300 metri di distanza. Capito? Adesso non è una cosa che deve soppiantare l'altra, secondo me questa è un'ottima alternativa per dare una continuità al polo tradizionale che si giocherà e si farà sempre perché comunque è bellissimo sul campo verde, però poi nei periodi in cui non si gioca più sul campo per motivi meteorologici, climatici, quello che deve essere, uno ha la possibilità di continuare la sua attività sull'arena polo. Bene, bene. Allora io direi che quindi possiamo iniziare a introdurre un po' di più il polo come sport e come gioco, perché Certo. oltre a quello che ci siamo detti, va detto anche che è uno sport poco conosciuto per tutta una serie di Certo. motivi. Primo tra tutti, magari proprio il fatto di non rientrare tra gli sport Olimpici. olimpici, quindi. Non essendoci nelle Olimpiadi, spesso si vede poco. E poi ha questa nomea un po' dello sport di nicchia, Sì, nobile, l'elite, difficile da per ricchi in accedere. qualche modo, difficile da accedervi, Certo, esatto. certo. Beh, questa è una grossa limitante di questo sport, è sempre stata una limitante di questo sport. Detto questo, non voglio dire che è uno sport che possono fare tutti, cioè, non è come giocare a tennis, evidentemente, che ti compri una racchetta e ti iscrivi al circolo e puoi giocare. Però non è neanche così come viene descritto, perché a me mi capita a volte di parlare con delle persone, tu giochi a polo e ti guardano subito come se fossi il figlio dell'ultramiliardario oppure il Cercano figlio del principe di non so che cosa, gli stemmi esatto. nobiliari. Bravo, capito? Ti guardano così. E io cerco di far capire che, ovviamente, ripeto, non è uno sport non costoso, rientra negli sport, tra gli sport costosi, ma non è con quella nomea, cioè è come fare una persona che fa equitazione a un livello neanche alto, a un livello medio. Se uno poi va a vedere i costi, il costo per giocare a polo, avere i cavalli per giocare a polo, equivale a quello di avere un cavallo da equitazione, ritorna a dire medio-basso, neanche così alto. O quelli che fanno vela, per esempio, stesso discorso, sono sport chiaramente particolari che richiedono comunque una disponibilità economica, ma il polo sembra che sia una disponibilità economica infinita, beh, non è così, cioè, ti dico, sento sempre da tante persone che mi rendo conto che hanno paura di avvicinarsi a questo mondo, paura perché non sanno quelli che li aspetta, non sanno che tipo di ambiente trovano, non sanno alla fine se finiscono in un vortice che non gestiscono. Non è così, non è così. È uno sport che sta in altri paesi, che c'è molta più diffusione, come in Inghilterra, in Francia, in Germania, è uno sport che stanno facendo tantissimi ragazzi. Chiaramente poi c'è quello che si può avere, che si può comprare 10 cavalli, ce n'è quello che ce n'ha 2, come in tutte le cose, c'è chi può di più, chi può di meno. Ma non è una cosa che non si può fare. No, questo ovviamente va Ma anche raccontato, va va detto detto perché. perché ti dico, è il blocco che c'è verso questo sport è il fatto che lo vedono uno sport esclusivamente aristocratico e costosissimo. Non è aristocratico e è costoso come altri sport equivalenti.
forse la nomea di sport aristocratico gli viene da un No, perché passato ci sono storico. stati tanti aristocratici, Tanti ovviamente, come loro. aristocratici, Cioè, certo. assolutamente sì, ma come loro poi ci sono invece tanti altri che non lo sono, insomma. Filippo d'Edimburgo, la Il nostro Carletto anche, buonanima, scusa. anche. Carlo d'Inghilterra. Esatto, tutti grandi appassionati, però tu hai citato già un paio di elementi che poi ci aiutano a introdurci proprio nel polo sport, ovvero si ha bisogno di più di un cavallo, cioè il cavallo che inizia una partita di polo difficilmente, quasi mai, anzi Sì. Ok, spesso mai è quello che finisce. allora sentiamo più nello specifico qua nel Eh tecnico. sì, no, Benissimo. spieghiamoli un Allora, po' do meglio. un'infarinatura generale. Una partita di polo è come, semplificando, una via di mezzo tra calcio e rugby, ok, tra due squadre. Ci sono due porte, una squadra di polo è fatta da quattro giocatori contro quattro, bisogna fare gol dentro la porta. Le porte sono come quelle del rugby, nel senso che sono delimitate da dei pali, ma vanno su verso l'infinito, per cui basta che la pallina entra in quello specchio della porta. E 4 contro 4, in Europa normalmente sono 4 tempi, una partita divisa in 4 tempi, da 4 a 6 tempi, in Inghilterra a volte giocano anche su 6 tempi, in Argentina su 8 tempi. Ogni tempo sono 6 minuti e mezzo effettivi, come nel basket, per cui quando se c'è un fallo che l'arbitro fischia si ferma il tempo. E ogni tempo si cambia cavallo, questo è l'ideale. Al massimo puoi far ripetere un cavallo alla volta, non di più. E per cui questo fa sì che devi avere tra i 3 e i 4 cavalli ogni giocatore Ecco, per poterlo fare. questa condizione mi sa di tutela Dell'animale, del ovviamente, cavallo. del cavallo, certo, certamente, perché è uno sport che richiede, come diciamo prima, un grosso allenamento, una grossa preparazione fisica. E il tempo che il cavallo gioca, quei 6 minuti e mezzo, sono 6 minuti e mezzo in cui fa allungate e fermate, allungate e fermate, allungate 300 metri, 3, 4, 5, 6 volte. Insomma, è uno sport che è un'attività che richiede molto, molto, molta, molta, molta. Che stanca molto, per cui se il cavallo non è ben allenato, è soggetto magari a uno strappo muscolare, a un problema tendineo, una cosa del genere. Per cui deve essere molto ben allenato. E ti dico, i nostri cavalli lavorano tutti i giorni, un'ora la mattina tra passo e trotto, il pomeriggio vengono montati 10 minuti, un quarto d'ora, ma tutti i giorni lo fanno, altrimenti non potrebbero sopportare Poi certi sforzi. il ritmo Il partita. ritmo partita, esatto, insomma, perché ovviamente poi ogni torneo ha dei livelli, se vuoi che ti continuo la parte tecnica. Esatto, perché poi c'era la parte dell'handicap che La parte dell'handicap determina. determina la formazione delle squadre, di fatto. Anche Perché qua scusa, se... sostanzialmente sul polo noi abbiamo finito le regole. Sì, Cioè, quattro le squadre, ognuna da quattro giocatori, c'è una palla, le regole. Quattro mazze, tempi, bisogna fare l'arbitro, bisogna fare gol. gol. Ok. E detto questo, è uno sport inglese, per cui bisogna essere tutti allo stesso livello. E non è che io, che sono più forte di te, mi metto insieme altri tre forti e vinco tutto. Nel polo non funziona così. Non funziona così perché c'è l'handicap, infatti si chiama handicap per quello, che è il valore tuo personale, che c'è una commissione che ogni anno ti dà questo handicap, che va da meno 2 a 10. Meno 2 quando inizi, 10 quando sei il più forte è 10. Considera 10, ce ne sono 8 in tutto il mondo, Ok. il più forte in Italia c'ha 3, per cui siamo a un livello così. 4 giocatori, il tuo handicap, diciamo. Siamo quattro che c'erano tutti due handicap, per cui la nostra squadra è 2 più 2 più 2 più 2, è 8. I tornei hanno un handicap, cioè devono essere, fai conto, giochiamo un campionato europeo che è 4-8, vuol dire che possono partecipare le squadre la cui somma degli handicap individuali è tra 4 e 8. Noi siamo 8 Un po' come e nel tennis con i master, i vari c'è... tornei master, bisogna. Esatto. La nostra squadra c'ha 8 e gioca contro un'altra squadra che c'ha 4. La somma dei giocatori fa 4, per cui si presuppone che quella squadra che ha 4 è più debole, no, della nostra, per cui in teoria noi vinciamo facile, perché siamo molto più forti. E Ma nel siamo polo, inglesi. ma siamo inglesi, per cui ricordiamoci questa cosa, per cui tu c'hai 4, io c'ho 8, allora sai che c'è, tu che sei 4 sei più debole, io ti do quella differenza di handicap, te la tramuto in gol sul campo, per cui quei 4 handicap di differenza io te li faccio diventare 4-0.
4 gol. E iniziamo 4-0 per voi e poi vediamo chi vince. Così okay. Quindi la squadra più forte equilibria, parte sempre in svantaggio in un certo senso, di punteggio. Esatto, o la squadra più debole gli si dà un vantaggio pratico all'inizio della partita, in modo che si rende sempre equilibrata la partita stessa. Ma invece all'interno di una partita, di una squadra di polo, abbiamo detto sono quattro giocatori. Esistono dei ruoli? Ci sono giocatori che sono diversi da altri? Sì. Sì, essendo uno sport di squadra, ci sono giocatori che sono più portati a essere attaccanti, giocatori più difensori, il regista, c'è come nel calcio, c'è il difensore, c'è il regista, c'è l'attaccante, eccetera. Una cosa importante da dire, che è una cosa che secondo me è molto interessante questa, che è l'unico sport al mondo, e penso che lo sia, in cui in una squadra possono convivere sia uomini che donne, cioè nello stesso torneo della squadra che fa quel torneo, possono giocare uomini e donne insieme. Per cui non è uno sport, in genere gli altri sport, insomma nel calcio una Serie A non c'è una donna che gioca in una squadra di Serie A maschile. Cioè il calcio maschile, c'è il calcio femminile. Nel polo no, c'è il torneo ed possono partecipare uomini e donne insieme, e poi ci sono i tornei solamente femminili in cui gli uomini non possono partecipare, ma altrimenti non esiste un torneo esclusivamente maschile. Non esiste. Okay. Per cui questo ha allargato tantissimo la partecipazione di persone al polo, nel mondo del polo. E ti dirò di più, che nel nord, tipo in Francia, in Germania, eccetera, quasi la maggior parte delle squadre sono almeno due uomini e due donne, se non tre donne e un uomo. Cioè c'è una presenza femminile grossa che si sono avvicinate a questo sport, e devo dire che sono giocatrici bravissime, bravissime. Noi abbiamo una ragazza italiana che si chiama Ginevra Dorazio, che è una campionessa europea, per esempio. L'Italia femminile, insieme a Costanza Marchiorello e altre, hanno vinto il campionato europeo femminile. Quindi nel torneo proprio femminile? Europeo, cioè i campionati europei hanno battuto l'Inghilterra, hanno battuto la Spagna, hanno battuto la Francia, e sono state, non l'ultimo campione europeo, ma due campionati europei fa, campionesse europee. Ah, quindi comunque anche anti, se no poi qualcuno mi dimentica. Infatti diciamoceli tutti, però è interessante questa cosa, cioè non solo le donne che partecipano ai tornei maschili anche maschili. Ma poi ci sono campionati esclusivamente femminili. Qua la domanda viene facile, ma sembra una risposta scontata. Atleticamente c'è differenza tra un uomo e una donna? Lì c'è l'handicap che lo determina. Siamo sempre inglesi alla fine. Esatto, capito? C'è una donna che magari c'ha due ed è più forte di un uomo che c'ha zero, se l'handicap è giusto, no? Ovviamente. Però le donne sfruttano molto la loro leggerezza, consentimi il termine, no? Mentre l'uomo è imposta più sulla forza fisica, magari sul contatto. La donna è molto più tecnica. Per cui non so, sfrutta nei colpi, non c'è bisogno di tanta forza, sfrutta la velocità del cavallo, l'approccio alla palla, la sua, capito? Usa le armi che ha. No, giustamente, poi è sempre tattica, e ci sta, certo, che all'interno di uno sport di squadra ci siano anche anime, approcci differenti. E parlavamo anche del polo come uno sport, oltre che dispendioso fisicamente, sia per il cavallo che per il cavaliere, poi anche di uno sport anche molto fisico, in cui il contatto fisico tra i cavalli e tra i cavalieri ci sta, mazze escluse ovviamente. No, e stecche escluse fino a un certo punto, per la steccata è ammessa. Scusa, stecca, non mazza. No, vedi l'ignoranza. No, stecca, le steccate sono ammesse, nel senso che uno può agganciare, cioè uno sta facendo un colpo, l'altro lo può agganciare con la sua stecca. Stecca contro stecca, okay. Cioè per evitare che quella persona colpisca la palla. Quella è una cosa permessa, e l'altra, la cosa permessa è la marcata, cioè tra due cavalli uno spinge l'altro fuori dalla linea della palla, appunto per guadagnare la possibilità di colpire lui la palla. Come te lo spiego? Cioè, se andiamo tutti e due a cercare di colpire una palla davanti, io per evitare, si colpisce, intanto si gioca solamente con la mano destra.
Ok. Cioè, il mancino deve imparare con la stecca destra. Se tu c'è Ah, è proprio è obbligatorio giocare con obbligatorio, la. Ah, ok. esattamente. Per cui se tu c'è la palla sulla destra e stai Sarebbe andando a colpire contento la palla, Mattia, il nostro regista che è mancino. dovrei fare un corso di destrorso. No, no, lui si è abituato a usare i mouse anche per destri, non è un Allora capirai problema. che problema c'è. Comunque, se tu vuoi andare a prendere la palla sulla, cioè la palla sulla destra, vai per colpire, io prima che tu colpisci, prima che arrivi sulla palla, io vengo col tuo cavallo, cerco di spostarti e tenermela io sulla destra. Tu a quel punto cerchi invece di marcarmi a me e spostarmi e colpirla a sinistra. Capito? Quindi Cioè, per cui quest'azione qua di marcata si può fare. Ovviamente ci deve essere un angolo, cioè non è che tu stai andando così e io arrivo a 90 gradi e quello è un fallo, ovviamente è un fatto di Ok. pericolosità. Però io ti posso agganciare, arrivare con un'angolazione massima di 45 gradi e cercare di spostarti. Tu farai lo stesso e a quel punto magari la palla rimane là e il tuo compagno la prende dietro. È un gioco di squadra, eh? Per No, cui il polo è chiaramente. fantastico per quello, perché abbina tante cose, abbina la tua tecnica personale con la palla, per cui la gestione, il colpo non deve essere mai un passaggio all'avversario, deve essere sempre mirato a un tuo compagno oppure la tieni te, per cui non la fare mai troppo lungo il colpo, perché magari arriva un avversario e te la leva. Poi è la tua abilità con il cavallo, poi c'è il cavallo che deve essere anche lui, non tutti i cavalli sono uguali, c'è il cavallo più veloce, il cavallo meno veloce, quello più fisico, meno fisico. E poi c'è la squadra, per cui tu devi fare i passaggi giusti, cioè chi rimette la palla, quelli che stanno in mezzo al campo devono dare delle linee di passaggio, gli schemi, no? Come nel Certo. calcio, per cui se tu rimetti davanti a te c'è uno che parte a destra, l'altro che parte a sinistra, in modo che gli dai la possibilità di diversificare l'attacco. Poi ci sono i blocchi, cioè è uno sport complesso, è No, no, molto, ma molto bello, infatti. per quello che è così affascinante quando uno inizia a giocare ed entra in questo mondo, poi è difficile che ne esca. No, A volte sono mi chiamano il sicuro. pusher. Ah sì, Mi spacci chiamano polo. il pusher, gli trasmetto una droga, capito? No, ma indubbiamente, guarda, te lo dico con sincerità, la partita che abbiamo visto appunto un anno fa, Si è pensa, Piazzesina, certo. non sembra neanche passato Volato, un vero. anno, però mi ha proprio affascinato, lasciandomi anche delle sensazioni spesso anche discordanti, perché effettivamente quando poi si è lì e si vedono queste mischie che a volte Sì. poi si creano. Sì. Comunque, per quanto compatti siano, sono comunque cavalli, quindi Certo. bestie di una certa massa. Stazza. Vedere quelle scene è emozionante. Adrenalinico, Sì, no? Sì, perché dà molta adrenalina. da appassionato di sport, perché proprio ricorda l'agonismo. Però un po' questa domanda te la devo fare. La domanda un po' resta sempre, cioè Quale? il cavallo ha una forma di agonismo, cioè, o meglio, partendo dal presupposto che il cavallo non abbia una forma di Agonismo. agonismo vera e propria, Sì. e non potendo sapere Cosa effettivamente pensa? cosa pensa, Se gli qual è la piace? percezione quando si sta là sopra e si sta in una mischia, Sì. no? Lo senti il cavallo cosa potrebbe provare? No, io quando monto il mio cavallo sono io, cioè sono un tutt'uno. Cioè se io devo andare in una mischia vado e il cavallo viene con me. Ed è anche questo quindi il lavoro Certo, dell'addestratore? il fatto che ci deve essere una fiducia reciproca tra me e il cavallo. Io quando gioco non sto a pensare quello che fa il cavallo perché lo pensiamo insieme. Cioè il cavallo segue il mio modo di andare su quella palla, diciamo, il cavallo lo fa automaticamente, perché il cavallo mi conosce e io conosco lui, cioè, però non stiamo a pensare come fare per fare una cosa, cioè andiamo, capisci? Ok, quindi la parte Nella dell'addestramento. mischia, la marcata, eccetera, il cavallo va. Poi può essere che il cavallo magari arriva fino là e si spaventa perché ha visto qualcosa di strano, questo a parte il gioco ci può stare. Però non è una cosa che è pensata prima, cioè noi andiamo.
Esatto, questo volevo intendere. Il cavallo che magari si ferma, dubita o Sì. anche è parte del gioco Ci può comunque. stare, certo, beh, il cavallo è come me, è un essere vivente, può avere le sue paure, può avere i suoi dubbi, può avere qualsiasi cosa. Per quanto uno ci si immedesimi, quella componente ci potrebbe sempre essere, però diciamo che non succede quasi mai. Cioè, a me non mi succede, perlomeno non mi è successo. Mi è successo, ovviamente, per esempio, adesso parlo lì a Piazza di Siena, ho giocato una cavalla esperta e non era. Questo succede quando uno gioca i cavalli giovani, che gli manca esperienza. Per quello io, allora riallacciandomi al discorso di prima, ci metto tanto a farli. Perché da quando tu passi dalla doma e che gli sali sopra, gli insegni a sentire il morso in bocca, a fermarsi, a girare, non girare, eccetera. Perché c'è la parte sul campo. Quando tu colpisci la palla, per esempio, faccio una stupidaggine, ma l'impatto Fa della palla stock. fa stock. Il cavallo con lo stock non l'ha mai sentito prima. Per cui il primo stock che lui sente fa un salto sulla testa che dice che succede. Poi si abitua, stock, 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 alla fine gli sembra normale. Quando vede un cavallo che gli va di punta, che c'è l'incrocio così, quello si ferma, si blocca, si allarga perché dice ma questo è matto, che mi viene contro, capisci? Dopodiché la decima volta che tu gli dici no, ma non succede niente, non succede niente, alla fine lo fa. Per cui questo che tu mi dici, io vado in una mischia con un cavallo nuovo che non c'è mai andato. Non ci viene la mischia con me, si ferma prima, si ferma e a quel punto io ce lo devo spingere, io andiamo, capito? Ok, E non quella aver fa parte paura. della preparazione, esattamente, e quello è parte della preparazione, per Mi quello dicevo ricorda? ci metto tanto. Vedi, questo è l'elemento rugby, perché mi ricorda un po' Certo. invece un allenamento Di di rugby. rugby. Io ne ho visti, non ci ho mai giocato, però ne ho visti e io di una cosa sono sicuro, nessuno mi toglierà mai d'idea questa cosa. Uno che deve iniziare a giocare a rugby, meglio che inizi a 6-7 anni, Sì. quando il livello di paura ancora non è così Radicato, radicato, perché certo. devi prendere le botte. Se Sì. non prendi botte, cioè nel senso ovviamente agonistico, non imparerai mai, perché non vincerai mai quella paura di dover andare a fare mischia contro quel Cristo alto, 2 metri e mezzo, pesa 180 kg, tu gli devi andare contro senza paura. Hai toccato un tasto esattamente così con i cavalli nuovi. Nelle partite di allenamento che si fanno per i cavalli nuovi, la marcata, cioè due cavalli che vanno così. E io sono sempre d'accordo con quello che sta vicino a me, il giocatore, e gli dico fammi vincere la marcata, perché Ah, non voglio ok. che il mio cavallo nuovo si prenda una botta così, si spaventa e dice che è successo. No, lui deve andare sempre, andare un po' avanti e spostare quell'altro così. Pensa di essere, ah, ho capito, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Poi si fa sempre un po' più forte, poi alla fine diventa una cosa naturale per lui, capito? Quindi si È fanno quello le che stai amichevoli. dicendo te. Certo, sì, noi le amichevoli facciamo perlomeno una o due volte a settimana sempre. Poi i tornei fine settimana. Ok, proprio per abituare il cavallo anche alle Anche situazioni. queste situazioni qui. Ma tu consideri comunque, io sono l'unico in Italia che c'è un allevamento di cavalli da polo, diciamo questa linea di sangue che faccio. E per cui lo faccio io da solo contro giocatori che già hanno cavalli esperti, per cui vabbè, poi sono amici miei, gli dico guarda, fammi vincere questa giocata, fammi, proprio perché collaboriamo, tra virgolette, in questo senso qua. Ma in Argentina, in posti dove cavalli nuovi si fanno, cavalli nuovi, appunto questi, diciamo i puledri, fanno tornei solo con i cavalli nuovi, per cui anche il livello di rischio per il cavallo nuovo di non vincere una giocata è molto relativo, perché sono tutti che non sanno quello che stanno facendo, vengono mandati e imparano così insieme. Altra cosa è quando tu devi farlo contro cavalli che già sanno come dare una marcata, sanno come vincere una giocata e c'hanno davanti il cavallo che invece non lo sa. Per cui o io mi metto d'accordo con quello che è il mio compagno e dico guarda, facciamo così in modo che il cavallo impara, o altrimenti perdo sempre. E Mi invece il segui? cavaliere quanto deve imparare? Perché penso che anche per il Beh, cavaliere è la prima volta che va contro un altro cavallo. è certo, ma deve imparare a fare la marcata, perché la marcata deve essere fatta in una certa maniera. E tu ti devi vedere spalla contro spalla, devi chiuderti su te stesso così, e devi cercare di andare sempre un pochettino avanti al cavallo dell'altro per avere un angolo che riesci a chiuderlo. Cioè, i vari trucchetti che a una certa età ho No, beh, certo, no, imparato. infatti immaginavo che, appunto,
giustamente si parla tanto di cavallo, poi sopra il cavallo. Per essere un buon giocatore di polo devi andare bene a cavallo. E le difficoltà che trovo io nell'insegnare, soprattutto a persone che arrivano dal mondo dell'equitazione, che hanno un'impostazione, perché giustamente per loro deve essere così, ma per me non per quello che serve a me, molto rigida. E io voglio dei ballerini sul cavallo, cioè io ho bisogno che gente mi balla sopra, mi va a destra, mi va a sinistra, mi va avanti, mi va indietro, cioè si deve muovere sul cavallo, non deve essere Che di solito rigido. invece L'equitazione fa, va in avanti, va sull'ostacoli, va in avanti e poi torna indietro, va in avanti, cioè va solamente in verticale. E poi lo devi andare in verticale, ma devi andare moltissimo di più in orizzontale, perché la palla è a destra, c'è la sinistra, c'è sotto al collo, c'è sotto, cioè ti devi muovere sopra. E per cui devi ballare, dico io, su un cavallo. Per fare questo è difficile, soprattutto gente che è sempre stata abituata a essere impostata, bloccata con le gambe e con il bacino. Riuscire a fare questi tipi di movimento e sciogliersi gli costa tantissimo. Però Quindi nel va polo è addestrato. fondamentale. Sì, beh, quello infatti, per quello si chiama Giustamente. scuola. No? Giustamente, giustamente. Che poi alcune cose sembrano banali. A proposito di domande banali, diciamo, però sempre per approfondire, cercare di conoscere un po' meglio, mi è venuto in mente i falli nel Sì, polo. Abbiamo detto delle stecche e delle steccate. che si possono dare. Le steccate, In stecca testa contro no, stecca, ovviamente non in no. testa e non sulla persona, ovviamente. E i falli nel polo partono dal presupposto della pericolosità, per cui essendo uno sport che già ha molta velocità, perché un cavallo lanciato a 60-70 km all'ora va e lui pesa 500 kg, per cui se c'è un impatto poi lo senti. E è impostato tutto sul fatto di rendere questo sport, questo gioco non pericoloso, per cui le marcate sono ammesse, ma mai a 90 gradi, sempre affiancati e spostati. Fondamentalmente sono questi qui, cioè cercare di essere più lineari possibili nel gioco. Poi altri falli sono, ma sono difficili da spiegare così, sui cambi di linea della palla, eccetera, ma qui entriamo in cose un po' più tecniche, un po' più No, no, difficili. certo, però. Lasciamolo, sì, e comunque la cosa principale è il fatto di non farlo diventare uno sport pericoloso. Allora, volevo chiudere un attimo questa chiacchierata, questo approfondimento, parlando di nazionali, visto che tanto voglio dire, il periodo è È quello, questo. abbiamo questo piccolo santino qua dietro. E ci hai parlato della nazionale italiana femminile di Sì. polo, che è stata campionessa europea. Europea. E quindi ti volevo chiedere, intanto, come si forma una squadra nazionale di polo Sì. e poi quali sono gli appuntamenti che ci sono, che possiamo seguire anche. Quest'anno dovrebbero esserci i campionati europei, dovevano essere fatti l'anno scorso, poi bloccati per il Covid, adesso non so se si faranno ancora o meno, che devono farlo a Baku. Campionati europei a 8 gol e c'è una commissione gestita dal responsabile del Dipartimento Polo, che si chiama Alessandro Giachetti, che seleziona i migliori giocatori e poi cerca di portarli, di fare questa nazionale e portarla poi a competere contro le altre nazionali europee. Europee, Ovviamente il mondiali. polo, e questo è il campionato europeo, poi i campionati mondiali che sono in genere sono intervallati sono ogni 4 anni, 4 anni uno, 4 anni l'altro, quindi ogni 2 anni c'è o l'europeo o il mondiale. E il mondiale ovviamente non so dove si farà quest'anno, non quest'anno no, il prossimo anno andrebbe fatto, un livello superiore perché è 14 gol di handicap, per cui squadre che possono partecipare dai 10 ai 14. Ah, ok, La non era 10 somma. il massimo? No, massimo Ah, 10, scusa, adesso ti l'individuale. interrogo. Ci L'individuale arrivo. massimo è 10, quello di squadra del campionato del mondo è 10-14, la Ok. somma dei 4 giocatori completa 10-14. Nel campionato europeo è 6-8, ok, per cui possono partecipare, non so, 2-4 o 2-0, Quindi per ok. un Problema facile conto matematico. matematico, l'Italia ai mondiali per adesso ha poca possibilità. Allora, siamo italiani ma anche furbetti, per cui giochiamo molto con i passaportati. E Ah, siccome ok. Gli la patria oriundi. del polo
è l'Argentina. Il 55% è di origine italiana, è facile pescare giocatori che hanno passaporto italiano. Se poi entriamo nell'etica è un altro discorso, però diciamo che sulla carta si possono fare. Anzi, ti dico di più, il giocatore più forte al mondo, riconosciuto da tutti, che si chiama Adolfo Cambiasso, cioè 10 gol di handicap, perché il massimo è 10, ma se no a lui avrebbe 14, ok? Più di 10 non si Vale può una avere. squadra, praticamente. Vale, ecco, è italiano, c'ha passaporto italiano. Juan Martinero, alto, c'ha 10, è italiano. Perché voglio dire, se vogliamo fare la squadra più forte del mondo, ce l'avremmo. Ce l'avremmo, Ce però l'avremmo, ovviamente giocano con assolutamente. l'Argentina, scommetto. No, Juan No. Martinero ha giocato con l'Italia, Ah, ha vedi. partecipato infatti ai campionati europei, e ha vinto come miglior giocatore del torneo, non ha vinto il campionato del mondo, però è fenomeno infatti. Dopo, c'era 5 handicap quando ha giocato con l'Italia, adesso è 10. E, no, proprio per dirti che la possibilità di farla ci sta. Ovviamente quello europeo è molto più alla portata dei giocatori italiani. E detto questo, il problema di fare nazionali, veramente nazionali, è trovare poi sponsor che ti aiutino a farlo. Perché un conto è prendere i 4 migliori giocatori italiani, tecnicamente metterli insieme e farli giocare in squadra e portarli là, perché questo sarebbe l'ideale, ma ha un costo, e se non Certo. c'è uno sponsor, quasi tutti i giocatori sono professionisti, non possono spendere loro quei soldi. Oppure trovi un privato, che il capitano della squadra, non so, Berlusconi, la situazione che vuole avere la sua squadra, che li paga. Non si è ancora trovato uno che non voglia però partecipare, per cui in genere queste squadre vengono fatte con uno che paga gli altri tre professionisti e va. Questo chiaramente poi la squadra la rende più debole rispetto magari ai Chiaramente. 4 inglesi, che hanno una federazione che riesce a avere degli sponsor che possono foraggiare un discorso del genere. Questo per esempio anche per dire che non esiste anche una squadra militare. Tu Non c'è più, dicevi. c'era. C'era, c'è stato, io ho fatto il militare lì, Infatti. comandavo la sezione polo dell'esercito, sono stati anni bellissimi e abbiamo girato dappertutto, abbiamo giocato come nazionale militare in Giordania, in Egitto, in Argentina, siamo andati, cioè, era un altro mondo veramente. E quello era un discorso che si poteva fare, quello che dicevo io, nel senso, perché erano cavalli dello Stato. Era l'esercito che diceva sì, gioca lui perché merita di giocare, gioca lui, e non c'era bisogno del privato che intervenisse nella parte economica, no? Però è un po', ecco, un po' un peccato, questo purtroppo è un discorso che si può ampliare a molti sport, a molte Certo, discipline sportive in certo. Italia. È un po' un peccato che ci sia sempre bisogno in qualche modo dello Stato, in particolare Sì. delle forze armate, per sostenere un'attività sportiva nazionale poi, perché Certo, non stiamo ma parlando di un qui club. entriamo poi in discorsi un po' più complessi e politici. Quello dovrebbe essere il CONI, che poi passa la palla alla Federazione Italiana Sport Equestri, che poi passa la palla al Dipartimento Polo della Federazione Italiana Sport Equestri. Non so come sono strutturati loro, o quello che possono, che vogliono. Cioè, io ti dico, idealmente dovrebbe essere che la Federazione trova i cavalli, perché c'è bisogno di quelli, senza di quelli non si può giocare, e mette i migliori, 4 migliori giocatori possibili in condizioni di partecipare. Questo dovrebbe essere la cosa ideale. Ovvero che mantenga una squadra nazionale con tutti i costi, le Certo, beh, necessità sono che tanti discorsi che comporta. si possono fare, perché comunque l'handicap, per esempio, medio dei tornei in Italia, 6, 8 gol di handicap più o meno, che potrebbe coincidere con i 4 migliori giocatori italiani, che però sono quasi tutti professionisti, per cui vivono di quello, non possono non guadagnare giocando. Per cui o c'è un discorso che gli trovano uno sponsor che mette so, chiamiamo un montepremi, un rimborso spese, quello che deve essere, e la fa partecipare quella squadra a tutti i vari tornei che si fanno, in modo che ottiene il doppio obiettivo di farli amalgamare bene, giocare bene, conoscersi, eccetera, ed essere competitivi, o altrimenti questo discorso non si può fare. Cioè, qualsiasi professionista magari viene ingaggiato dalla tua squadra e gioca in quell'altra squadra, perché altrimenti a fine mese che fa? È Certo. così. È così, quindi è così che abbiamo. Prego, Mattia dalla regia ha una domanda. Certo. Questa questione dell'etica fa sì che nel selezionare un gruppo per una nazionale
l'allenatore, diciamo, è più interessato a trovare giocatori che secondo lui siano valutati male e siano più forti di quanto in realtà sia il loro handicap o no. Vedi, vedi l'italiano. Ma l'hai sentita? Allora, no, la ripetiamo al volo. Ma Mattia giustamente si chiedeva: si può fare tattica sull'handicap, cioè cercare un giocatore che sulla carta da handicap avrebbe un certo livello e poi invece nella realtà magari è più forte effettivamente, no? Un po' come quello che l'italiano, esatto, come di. Mattia è un genio. Mattia ha capito è esattamente, il genio della tattica. Ha capito esattamente il giochetto che c'è dietro l'handicap del Polo. Perché tutti cercano il giocatore che ha un handicap inferiore a quanto gioca realmente. Perché appunto quell'handicap inferiore poi viene tramutato in un handicap pratico all'inizio della partita. Esattamente così. E quindi si gioca un po' sull'assegnazione di questo dell'handicap che viene dato in forma annuale. C'è anche da dire che la federazione mondiale, la federazione europea, la federazione mondiale, siccome lo sanno che c'è questo giochetto, che non è che facciamo solamente noi italiani, ma fanno tutti, a tutti i livelli, hanno messo la regola che in nazionale giocano i giocatori con l'handicap di quell'anno, ma vale l'handicap più alto avuto negli ultimi 3 anni precedenti. Ah, ok. Proprio per evitare questo tipo di discorsi, cioè noi sappiamo che c'è l'europeo adesso, io ho 4, va bene, allora Pulli quest'anno gli diamo 2 e quell'altro che ha 5 gli diamo 3 e così noi giochiamo con 3, 2, 5 e un altro 2, un 1 per dire e possiamo giocare. No, perché io l'altro anno avevo 4, per cui a me mi fanno giocare con 4. Si fa una media del quadriennio, insomma, negli ultimi 3 anni. Tu giochi con l'handicap più alto che hai avuto negli ultimi 3 anni tra tuo paese di origine e Inghilterra, Stati Uniti e Argentina, che è dove in genere sono i posti dove ci sono i tornei. Cioè se io ho 2 in Italia e vado a giocare in Argentina mi mettono 3, vado a giocare negli Stati Uniti mi mettono 3, io gioco con 3 i campionati europei o i campionati del mondo. Bene, quindi abbiamo anche scoperto un po' l'inghippo del Polo internazionale, che poi inghippo non è sostanzialmente, si gioca, si gioca su questi handicap e sui punteggi, quindi su delle partite. Certo. Sei stato mai valutato, a tuo parere, diversamente? O meglio, a questo punto c'è la seconda domanda. Al giocatore di polo fa più piacere essere valutato male o bene a questo punto? Dividiamolo in 2 categorie allora. Chi lo fa come lavoro gli conviene essere più competitivo, per cui avere un handicap inferiore rispetto a quello che gioca. Chi invece lo fa perché gli piace giocare, perché gli piace essere riconosciuto quello che è, gli fa piacere avere l'handicap giusto o magari anche di più di quello che vale realmente. Vabbè, insomma, quello è un altro fa parte ego. Dell'ego. Esattamente, sì. Esatto, là si va a alimentare l'ego e non l'agonista. Perfetto. Assolutamente sì. Va bene, io spero intanto che tu ti sia trovato bene qui. Benissimo, insomma, grazie mille. Ti abbia fatto piacere. Spero soprattutto che chi ci ha seguito in diretta Twitch abbia potuto conoscere un po' meglio un mondo e uno sport affascinanti. Troppo conosciuto. Poco conosciuti, ma comunque affascinante. Io quindi ne approfitto innanzitutto di questo momento per ringraziare Mattia, che oltre a aver fatto da regista, geniale, poi ha sostenuto l'intervista con il suo intervento, Nicolò Masini, che da produttore, director, segue tutta l'evoluzione delle dirette, dall'altra parte Andrea Buzzao Vischio, che non abbiamo avuto modo di vedere, ma sicuramente avrà moderato la chat. Qui accanto a me Pulli Grillini, ti ringrazio di essere stato qua e di averci raccontato questo sport. L'invito ovviamente qua è sempre aperto. Quando volete, io ci sto. Quando vuoi ovviamente ci inviti, verremo a bere del mate nel tuo ranch di Magliano Sabina. Fantastico. Non vediamo l'ora.
Io con questo, ragazzi, ho concluso. Vi devo solo ricordare di seguire il canale Atleta di Twitch per tutte le nostre interviste, l'Atletalk di giovedì, le mille novità che si andranno a dipanare nelle prossime settimane. Lasciate una subscribe per poterci permettere di sostenere il lavoro e andare avanti, offrirvi queste Ragazzi, interviste. fatelo, eh. Fatelo, fatelo, seguitelo. Grazie pure, Scusami, grazie dai. pure. Non l'avevamo programmata questa No, cosa, no. è venuta Se vuoi tutta la rifaccio. così. Lo, lo... Fatelo, fatelo, seguitelo. Va Perfetto, bene? grazie. Così lo montiamo Ok. perfetto con audio e video. Ragazzi, vi saluto, quindi vi ricordo solo l'ultima cosa, i nostri social, Instagram, Facebook e YouTube, tanto trovate tutti i link in descrizione. Posso quindi dare l'ultimo ordine a Mattia, possiamo chiudere tutto. Grazie per averci seguito, se ti è piaciuto quello che hai visto lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook, i link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!